In questi ultimi mesi gli abitanti di Castelnuovo Garfagnana, in particolare i residenti della zona di Carbonaia e della frazione di Torrite, hanno notato un comportamento anomalo del torrente Torrite Secca in occasione delle piene. Oggi lo vediamo con pochissima acqua, ma quando il livello si innalza va ben oltre i livelli storici del torrente. È così cresciuta e non poco la preoccupazione tra la gente del posto, tanto che è nato un comitato per la tutela della sicurezza idraulica. La preoccupazione nasce da quello che abbiamo visto, parlo soprattutto della zona tra Carbonaia e Torrite, nel corso delle ultime piene. Quando si è raggiunto un livello assolutamente anomalo rispetto alle piogge che si erano verificate, ci siamo chiesti le ragioni, di questo livello così preoccupante e pericoloso e sulla base di questo abbiamo preso un'iniziativa, ci siamo rivolti alla Prefettura e al Comune di Castelnuovo e poi successivamente abbiamo costituito un comitato per arrivare a una soluzione. Ma quali potrebbero essere le cause di questo anomalo e preoccupante innalzamento delle acque nei momenti di piena? La causa, a nostro avviso, dell'innalzamento del livello dell'acqua è appunto un innalzamento della base dell'alveo dovuto a un fenomeno di inghiaiamento. Però ci sono dei problemi anche più vecchi. Uno riguarda la gestione della centrale dell'Enel di Torrite, durante le piene. L'altro è la presenza di una vegetazione che è cresciuta troppo e che è fonte di pericolo. Noi abbiamo individuato queste questioni, le abbiamo poste. Ad oggi abbiamo avuto delle risposte solo parziali, che noi giudichiamo insufficienti. È per questo che la preoccupazione continua ed è per questo che lanciamo l'allarme.